E bentornati incredibile su Genshin Impact, pazzesco e assurdo, oserei dire. Sto registrando questo video il giorno dopo la registrazione del video che voi avete visto venerdì, secondo i miei pieni sus, dove abbiamo summonato Arlecchino, abbiamo visto Arlecchino, abbiamo parlato di Arlecchino, insomma è stato un video dedicato a Arlecchino. Come fai a non dedicare un video a mamma Arlecchino? Voi ve la siete gustata una settimana prima di me, io sono arrivato pure in ritardo, comunque ce la siamo gustata per bene. Questo video qui, dove faremo l'Abyss incredibile, lo dovreste vedere la settimana che va dal 6 in poi. Dovrebbe essere anche uscito il video dell'anti-show, anzi dovrebbe uscire prima l'episodio 2 dell'anti-show incredibile e poi uscirà questo video qui incredibile. Però io sto registrando subito dopo quello di prima per raccontarvi un po' la timeline del Godoverse incredibile. Sta diluviando, infatti la connessione non mi va benissimo e ho il terrore che l'Abyss, come dire, mi creerà dei problemi in sus per i motivi sbagliati, soprattutto a livello di connessione. Comunque, l'Abyss della 4.5, a parte la sorpresa finale con quella specie di strutturina che ti serviva a Gio per distruggerla, non era troppo difficile. 4.6, non ho idea di cosa ci sarà qui dentro, però secondo me potrebbe essere qualcosina di spicy, perché ho visto le prime impressioni che soltanto da leggere i titoli di alcuni creator che seguo, 4.6 sembra essere molto spicy, quindi godremo molto, in negativo o in positivo, poi staremo a vedere. Allora direi di buttarci, vabbè, i primi piani come al solito saranno una cavolata, poi dall'11 secondo me cominceremo a divertirci. Allora, che faccio? Mi spoilerò subito che ci sta? Dai, 9 e 10 sono uguali, andiamo un po' all'11, vediamo un po' che c'è all'11 di nuovo. Allora, hanno rimesso la torretta, che nell'altro 11 non c'era. Ok, vabbè, questi sono nemici abbastanza fessi. Mazza, l'11 parte 2 hanno messo un sacco di robetta sus. Vabbè, dai, l'11 non credo sia difficile. Voglio vedere il 12, che è quello di solito più sus. Allora, che hanno messo di nuovo al 12? No, hanno rimesso il Mago Kenki. Però l'hanno messa al primo piano, quindi ha meno vita, perché di solito i boss al terzo piano c'hanno una marea di vita, no? Al secondo piano, ah, ci stanno in The Operative. Ok, hanno messo Coppelius e compagnia. Piano sotto, ah, cavolo, hanno rimesso l'Abyss Herald Elettro, quello che c'ha lo scudo elettro. Mazza, ti vogliono far usare l'Arlecchino per forza in quest'Abyss, fuoco a volontà. E al terzo piano hanno messo, ok, particolare, un sacco di minion stupidi. Quello lì infame che c'ha tre scudi. Ok, io me lo ricordo, questo l'hanno già messo in un vecchio Abyss, aveva un fottio di vita. Per farlo avevo usato un team con Naida, Xingqiu, Shangling e Bennett, con la reazione di Barney, quindi dendro e fuoco gli avevo rotto il culo a questo affare. Ai ai ai, ok, il 12 sembra sus. Chiacchieriamo un pochino intanto, perché ripeto, 9 e 10 insomma non sono mai stati dei problemi, che sono proprio identici agli altri. Va bene. Sus, lo sai, Mago Kenki potrebbe essere una cosa simpatica, perché è veramente da tanto tempo che non becco il Mago Kenki, dai tempi di Nazuma, mi sa. Poi certe volte non mettevano il Mago Kenki uno solo, no? Però che mettono il Mago Kenki quello sus che è diviso, è veramente da tanto tempo. Cioè, da una parte è sus questa cosa. Vabbè, non che mi preoccupi particolarmente, però il fatto che è al primo piano da una parte mi consola, perché se fosse stato al terzo piano avrebbe avuto una quantità di vita allucinante. Quindi è al primo piano, sus. Vabbè. Vediamo un po', vedremo. Sono abbastanza incuriosito. Stabilize. Attacca! 187.000. Sì, comunque finirà che Navia la porta a 90. Questo stile di gameplay di Navia mi fa impazzire. Mi fa impazzire. E io vi ricordo che Navia, non so se ve l'avevo detto, è un personaggio che all'inizio non lo volevo neanche summonare, perché dico, vabbè, Gio, sai, non tutte queste cose, no? E poi l'ho provata, mamma mia, mi ha fatto impazzire. Ma volevo avere la ulti carica per dopo. Tanto mi pare che questa Navia non l'ho neanche maxata coi talenti, cioè proprio per dirvi, Attack! Vediamo quanto grinta. Non ho letto. Gli ha fatto 2k di danno. Grande la vita. A proper send off.
Emily, what's up here? Committed to memory. Sharing my knowledge. Critters are about to get dicey. Critters are about to get dicey. Torn to oblivion. Questi diciamo che sono per un attimo per riscaldarci proprio, ma fai pensare, qualche volta, lo sai che c'è stato tipo l'11-3 che l'avevano fatto più difficile del previsto, perché per sus motivi. Perché c'era stato il periodo che dicevano, ah no, ma l'Abyss 11 è una cavolata, allora hanno detto, beh, adesso facciamo un Abyss 11 che piangerete, no? E quindi se ne erano usciti con degli Abyss assurdi alla fine. Però, ripeto, non è successo una volta solo. Gotcha. Shine down. I see everything. Forza amici occhioluti, venite qua, amici, venite, venite tutti insieme. Forza, 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 tutti insieme. I will have order. Fire. Hey there! Yeah! Going in! You're toast! Vanno a morire, certe frasi che dicono vanno a morire. Gather! Let's light it up! Hiya! Watch out! Just sleep through a little. Make yourself a home! Dead with me! Ah, qua mi ha fatto una laggata su, eh! Avevo premuto l'elemento a schifo, eh! Shine down. The bond is strong. Let's light it up. Come on, Ezio. We are about to get dicey. Ezio, out of my way. Oggi Raiden non è peccato, eh? No, sto pensando sinceramente che un team usare con l'11, perché l'altra volta alla fine mi sono serviti solamente due team, cambiando solamente un personaggio all'ultimo piano perché c'era quello a fare il giro tutto. Okay, però a parte quello diciamo abbastanza di team. Ah, ci stanno i maghetti su, guarda, quanto tempo. Ecco, contro questi spam di nemici, Navia è incredibile, perché vedi, la ulti di Navia è utilissima. Nice and spicy. Ah, questo qui. Questo non vuole uscire. Hey there! Gotcha! I'll settle this! Now you shall perish! Ay! This place is really good! Yeah! The Temple of Wisdom! This place is lightning sharp! Ok, basta che li agri tu e poi è finito. Ok, 11 ce ne sono? Ah, 3 alla volta? Ah, ok. Oh, ma hanno messo un sacco di nemici di Inazuma oggi, eh? This is order. Chi ci sta? Ah, questi qua. Io mi ricordo quando uscirono sti cosi facevano ridere. Perché loro hanno un piccolo problema, cioè il fatto che quando tu li colpisci in testa, vedi, si stanno, sono come quelli d'acqua. Sono sus per questo motivo, che loro ti fanno perdere una marea di tempo perché d'acqua li colpisci in testa, sti cose si vengono perma stannati, no? Quindi sono sus. Ok.
Sì, qua se avessi avuto caso proprio avrei vinto la grande. There is no escape. Inazuma shines eternal. This may hurt a little. Okay, that's all. Committed to memory. Busted. Comunque, come vedete, stanno puntando tantissimo a farli usare giustamente Arlecchino. Ah, hai visto che laggata che ti ha fatto? Visto che laggata che ti ha fatto? Mazza, io ho fatto un prevede, ragazzi. Io ho fatto un prevede che meriterei un premio, eh. Questi facevano, erano abbastanza simpatici. Tanto per i danni sus che facevano. Now you shall perish. Inazuma shines eternal. Illusion shattered. Ah, è morta Kuki? Non so quanti nemici ci siano al 12 di livello 3, però ho paura che te li dovrò mettere Cryo. Allora, questi tre erano infami fino a un certo punto, perché c'era un trucco sus per metterli tutti insieme. Però non mi ricordo qual era. Ok, non è andata benissimo perché questo infame non è venuto lì. Ah, mi sta laggando troppo, vedi. Ok, danno gliene facciamo veramente un botta, sti cose. Quello è positivo. In realtà l'abbiamo purgati. E era molto meglio del previsto. Ok. GG, è andata molto meglio del previsto, sinceramente. Ok. Allora, questi qui devo ricordarmi che devo purgare subito. Ok. Ok, andrà molto bene. Ok. Vedi, ho sbagliato la rotazione prima. Ora c'ho meno energy di ciò con Ciccio. Mannaggia. Aspetta un po'. Forse ho sbagliato la rotazione prima. Vabbè, usiamo tutto e facciamo 3 stelle, dai. Ok. Ok. Primo piano tremendamente easy. Ovviamente adesso abbiamo tutto scarico, quindi probabilmente non riusciremo a fare 3 stelle al secondo piano, però vediamo. Ah, Coppelia. Ah beh, lei con siamo messi molto meglio dell'altra volta, perché abbiamo tutto scarico, però come dire, siamo messi decisamente meglio. Ah, sto giro, ah, è al contrario. Ok, mazza il danno. Ok, no, lui non gliela faremo mai, perché ci serve un Pyro sopra. No, questo non gliela facciamo. Non gliela facciamo perché questo affare fa molto spesso lo scudo di ghiaccio. Quindi non credo gliela faremo. Ho sbagliato, rotazione alla grande. Stabilize. Fanno. Inazuma shines eternal. Shine down. Sus, mi sono confuso perché essendo una boss fight doppia, sono Coppelius e Coppelia. Nell'altro Abyss c'era Coppelia e lei quando è da sola fa attacchi a Nemo e ti manda via i personaggi. Quando c'è Coppelio, lui c'ha lo scudo di ghiaccio e lui quindi ti serve qualcuno che gli rompe lo scudo di ghiaccio. Non c'avevo niente di Pyro sopra, quindi un po' sus, però ti può fare anche con questo team. Ah, c'erano questi. Vabbè, non penso riusciremo a fare 3 stelle pure adesso al primo try qua, eh. No, vabbè, è andata male. Avete visto la... No, li ho crittati con Ciccio, quindi abbiamo perso. Vabbè.
Non fa niente, vai, ci sta. Per poco, però vabbè. Where do you think you're going? Ci provo, ma non credo che riusciamo, eh. Goodbye. But we'll due di questi. Ah, non li ho aggrati, che peccato, ci sarei riuscito. Vabbè. Si può fare, eh? Si può fare assolutamente. Non in questo drive. Va bene. C'hanno del moonset fighissimi sti cosi comunque. Allora, questo si può fare pure con questo team, secondo me. Questione di rotazione, però lo puoi fare questo pure. Solidify. This is order. Diciamo che questo Abyss premia terribilmente il bio. Here comes the cat. Shine down. Inazuma shines eternal. Order guide you. Ripeto, non se la sta cavando male sto di sopra. Prima abbiamo perso per poco, guarda. I will have order. Now you shall perish. Shine down. Gotcha. Busted. Non lo so se ce la facciamo a fare 3 stelle a terzo piano. I'm going in. Ok, inizia subito con Vario. Ah, ai ai. Caramba. Non lo so. Cioè non c'ha tanta vita, questo è positivo. Ah, si teletrasporta! Non lo sapevo, cazzo! Non lo sapevo si teletrasportasse questo infame! No, cazzo! Everybody stand back! Let's light it up! No, my sword! Rain outlines your face! A culo, l'ultimo secondo, eh! GG per me, questa non era facile. Comunque funziona questo team. Allora, l'unica cosa che devo migliorare è il secondo piano. Sto pensando a come migliorare il piano 2. Allora, con calma. Take your true form! One with nature! Con calma. Where do you think you're going? My apologies. Sakura swirl. One with nature. Transfigurate. My will and roast and rebuild. Embrace the ice. Transfigure wind strike. Worlds know. Peace and hope find you. Si può fare, dai. Unthinkable. Take flight. Dai. Ma Yaga se li proprio scuola questi. Grande. GG. Ok. Seconda bassa freeze. Fantastica. Super soddisfatto. Non è difficile questo Abyss. Guarda, è più infame quello dell'altro, perché se non c'hai Gio non sai come combattere quell'affaretto piccolo dell'Abyss scorso. Eccola, questa è la Yaga che ho, che è 54-178. Però ha il set Cryo. Questo aumenta di un botto il critico, quindi anche per quello critta sempre. Sono contento, soddisfatto. Ci ho messo un'oretta a fare quest'Abyss. Ci ho perso un po' di tempo al secondo piano. Team che ho usato prima, quindi Raiden, Naida, Yelan e Zhongli.
funziona per fare 3 stelle al primo piano e al terzo piano. Al secondo ho fatto National nella prima half, per capirci. Sotto abbiamo usato il team con caso a Shangling, Bennett e Ciccio all'half 2 del primo piano e l'ultimo contro il tizio che fa 3 scudi. Invece al secondo piano ho usato Freeze. Ok, l'ho fatto pure il recapone incredibile. Ragazzi, io sono contento. Ora, piano piano, porterò su Arlecchino. Tra l'altro lo possiamo portare su Arlecchino un po'. Se avete lei maxata, questo Abyss è proprio per lei, perché insomma. Vi saluto, spero vi sia piaciuto questo video incredibile. Che cavolo, siamo con voi, ci vediamo prossimamente non so quando con Genshin. Se vi farò vedere un video magari con Arlecchino maxata e la proviamo nell'Abyss, tanto per, più vi faccio vedere un po' dell'evento della 4.6. Però sarà un video che uscirà minimo tra 2 settimane. Deve finire l'arco narrativo presente, deve iniziare quello nuovo, ci sarà il finale con cose godovers incredibile, e poi probabilmente ci sarà quel video lì. Quindi vedremo con calma. Che cavolo, siamo con voi, ci vediamo la prossima volta.